Non c'è pace per gli scavi di Pompei. Tra crolli e sfregi, uno dei parchi archeologici più famosi al mondo è finito di nuovo al centro delle cronache. Questa volta a essere preso di mira dai vandali è stato un affresco raffigurante Bacco e Arianna. Una porzione di 10 centimetri è stata sfregiata in una delle domus chiuse al pubblico. A scoprire il danno è stato un custode due giorni dopo la prima domenica gratis del 2018, un evento che nel solo parco di Pompei ha visto un record di presenze con quasi 7.800 biglietti staccati. E proprio l'alto numero di persone che si aggirano per il parco senza controlli aumenta il rischio di possibili danneggiamenti di uno dei beni italiani più visitati. Purtroppo è difficilissimo in un'area di 66 ettari come Pompei, con centinaia di case e migliaia di ambienti, mettere televideosorveglianza in tutto, sarebbe stuprare il sito. Intanto i frammenti dell'affresco di Bacco e Arianna sono stati recuperati dai tecnici della soprintendenza. Si tratta comunque di un numero piuttosto esiguo di frammenti di cui si deve valutare la possibilità di effettuare un'attività di restauro. Secondo solo al Colosseo per numero di visitatori, l'anno scorso Pompei ha registrato 3.300.000 presenze, il tutto in un anno d'oro per la cultura italiana. 50 milioni di persone hanno visitato i luoghi d'arte di tutta la penisola, luoghi che ieri hanno incollato allo schermo 5,7 milioni di italiani nel programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela. Meraviglie, la penisola dei tesori, segno che la cultura anche in TV può registrare numeri da record.